Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi introduciamo una nuova miniserie consigli pratici per il setup questa volta, a corredo di quella che è la miniserie che penso che ormai conosciate, consigli pratici di guida per principianti. Quindi anche qui, sempre per principianti, voglio lanciare questa miniserie perché mi sono sempre trovato in difficoltà, diciamo, a reperire informazioni a destra e a sinistra sul web per cercare di migliorare un po' quelle che erano appunto le messe a punto delle auto che guidavo sulla simulazione. Quindi mi sono messo nei panni di quelli che debuttano in questo mondo qui e che hanno difficoltà, diciamo, a capire come avevo difficoltà e che comunque continuo ad avere difficoltà a capire gli elementi che bisogna modificare in una macchina quando si fa una messa a punto. Intanto c'è da capire che cos'è un setup in sé. Un setup non è nient'altro che la ricerca dell'equilibrio di tre elementi fondamentali. Il primo è sicuramente il fattore umano, quindi nello specifico appunto del pilota, cioè le esigenze e le attese che ha del comportamento dell'auto. In secondo luogo è il tipo di tracciato che andremo ad affrontare. Sì, perché tutti i tracciati, ragazzi, non sono gli stessi, questo lo sapete. Infatti, un tracciato come Monza ha delle caratteristiche che si basano sulla velocità di punta e quindi non potrò andare a strutturare il mio setup allo stesso modo di un setup che va a nascere per un circuito come Monte Carlo, che è tortuoso, in cui si ha bisogno di più deportanza, quindi più appoggio. E l'altro elemento fondamentale, sicuramente da tenere in considerazione, sono le caratteristiche dell'auto. Per farvi capire meglio, non potrò impostare un setup uguale se io ho una macchina con un motore anteriore e una trazione posteriore, diciamo, come andrei ad affrontare la messa a punto di una macchina che ha un motore posteriore con una trazione posteriore, per una serie di ragioni, ma principalmente dal fatto che la distribuzione dei pesi è completamente diversa da una macchina a un'altra e che viene a modificarne il comportamento in pista dell'auto. Quindi questi tre elementi messi insieme fanno sì che io devo andare a ricercare appunto un equilibrio tra di loro per poter ottenere il massimo possibile dalla mia messa a punto, per ottenere la massima velocità possibile e quindi ridurre i miei tempi in pista. Quindi fondamentalmente è questo quello che andremo ad affrontare. Ovvio che umilmente lo dico tutto nel limite delle mie conoscenze e di quello che sono riuscito ad acquisire in questi anni come esperienza e appunto, come dicevo, delle informazioni in giro sul web. Quindi ragazzi, non esitate a lasciare dei commenti in questo video e negli altri per ampliare il discorso magari di quello che andremo ad affrontare, o magari per se avete richieste specifiche in merito a questo argomento. È ovvio, ragazzi, che per me rendere la lettura di questo argomento, che di per sé è complicato, in modo molto semplice sarà super difficile. Quindi non esitate, ragazzi, a chiedermi ulteriori spiegazioni o ulteriori video di spiegazioni, o se avete esigenze particolari o richieste in merito all'argomento. Sarà per me un piacere, nel limite delle mie possibilità, affrontarle insieme a voi. Perché comunque, ragazzi, la messa a punto è davvero un mestiere, lo vedete in tutte le corse, ci sono gli ingegneri di pista, c'è il telemetrista, insomma c'è un sacco di gente che gira intorno alla messa a punto di una macchina per cercare di arrivare alla perfezione. Io la perfezione non potrò mai darvela, cercherò soltanto di darvi un po' più di conoscenza rispetto a quelli che sono gli elementi che vanno a modificare e, nella speranza, migliorare il comportamento dell'auto in pista. Quindi, ragazzi, io concluderei qui il video di introduzione di questa miniserie. Spero che questa nuova proposta possa essere di vostro gradimento. Se il video, anzi, se la proposta vi piace, non esitate a lasciare un pollice in su, lasciatemi un commento. Se non l'avete fatto, ragazzi, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Non esitate a attivare qui la campanellina per essere notificati quando pubblico un nuovo video. Noi ci vediamo al prossimo. Da Fabris è tutto. Ciao!